Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi affronteremo e cattureremo una marea di leggendari, in particolare tre Pokémon, Rotom, Darkrai e Cresselia. Sì, Rotom non è necessariamente propriamente un leggendario, però è comunque un Pokémon unico. Detto ciò, quindi, senza ulteriori indugi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere chi tra questi è il vostro Pokémon preferito. Scommetto che molti di voi scriveranno Darkrai, è anche il mio preferito, tra questi qui assolutamente, in generale è uno dei Pokémon leggendari più belli. E andiamo a trovare prima di tutto Rotom, ok, ve l'ho ingarbugliato. Qui abbiamo la Spooky Plate, entrando nell'antico Chateau. E mentre vi ricordo anche di iscrivervi al canale e condividere questo video a tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco come Pokémon Fire Ash, andiamo ad interagire con questo libro che dice che narra la storia di un Pokémon che può entrare negli elettrodomestici. E sembra farfetched, sembra un po' strano questo libro. E infatti dal libro esce Rotom. Ecco qua. Allora, Rotom è a livello 30, come sappiamo è tipo elettrospettro, quindi Quick Attack Close Combat non avrà un effetto su di lui. Ma Aero Assalto sì, e non è molto efficace, questo è molto importante, in modo da non ucciderlo. Ok, buono, vita rossa, direi che possiamo provare a iniziare a catturarlo. Allora, possiamo andare con le Level Ball. Dovrebbe avere molto effetto, vediamo un po'. Cattura critica? Che culo, ragazzi! Ok, il primo Pokémon è stato catturato in meno di 2 minuti di video, perfetto. Perfettissimo. Ecco qua. Abbiamo preso Rotom, quindi vedete non era necessario acquistarlo nel centro scommesse lì nel casino. Ora, diamoci una curata a Staraptor. Ecco fatto. Andiamo a dare un'occhiata al nostro bel Rotom. Eccolo qui, Rotom, Summary. 479, elettrospettro. E come mossa Charge, che è sotto carica se non sbaglio. Electro Ball, quella mossa che ha anche Pikachu. Thunder Wave, che è tuona onda. E Shock Wave, onda shock. Ok, niente male. 479 abbiamo detto, quindi andrà qui. Giusto? 479, sì. 78, 77, abbiamo... Continuiamo a riempire questo Leave Index, eh? Bene, a questo punto... Il più facile da catturare è stato fatto. Ora tocca al più difficile, ovvero Darkrai e Cresselia, che potete trovare qui sotto. Eccoci qui. Sotto a Canalipoli. Eccoli qua, Darkrai e Cresselia. Direi di salvare qui davanti a loro, sul current file. Allora, Darkrai, tipo spettro se non ricordo male, spettro buio, o forse solo buio. Forse solo buio. Allora, se è solo buio, io manderei in campo Torterra. E proverei ad indebolirlo con lui. Vediamo cosa facciamo. Vai. Allora, c'è un appunto da fare questo videogioco. Allora, io non mi aspettavo che mettessero un evento per ogni leggendario, perché fino ad andare alla settima generazione di leggendari ce ne sono parecchi. E già aver fatto tutto questo videogioco è parecchio, è tanto. Cioè, va bene comunque non mettere un evento per ogni leggendario. Però, allora, non fare brutto colpo, per favore. So che Foglie Rama ha più probabilità di fare brutto colpo. Perfetto. Però, dicevo, non è proprio... Cioè, avrei preferito almeno che mettessero una... dove sono le fastball? Eccole qua. Dato che è molto veloce. Un'area almeno per ogni Pokémon. Anche solo un'area, capite? Non per forza un evento, non per forza personaggi nuovi, script di dialoghi, eventi, eccetera, che andassero a arricchire la storia per arrivare a prendere un leggendario. Però anche solo... E andiamo, secondo tentativo ho preso Darkrai, ottimo. Stiamo andando velocissimi. Davvero con questi nuovi Pokéball è facilissimo catturare leggendari. E no, non gli diamo un soprannome. Comunque dicevo, ecco, non per forza un evento, ma almeno un'area per loro. Cioè, per Darkrai metti per esempio un'interazione per cui noi... interagiamo con una persona che sta dormendo e veniamo teletrasportati in un posto tutto nero. Capiamo che è un incubo, perché ci siamo solo noi, il nostro personaggio, tutto intorno a nero, e c'è Darkrai. C'è anche solo questa cosa qui, no? Semplicemente sarebbe stata molto più d'effetto che trovare Darkrai in mezzo alla strada, cioè letteralmente in mezzo alla strada. Ecco, diamogli un'occhiata.
Allora, quick attack, ipnosi, feint attack e nightmare. Ok, non ha nemmeno attacchi forti, tra l'altro, poveretto. Come numero è il 491, andiamo a metterlo al suo posto. Allora, 81, 86, 92, 91. Ecco qua. Iniziamo a popolare anche questo box. Perfetto. Ed ora manca solo Cresselia. Cioè, per esempio, anche ripensate a Celebi. Cioè, Celebi l'hanno but letteralmente buttato in mezzo ad un percorso di canto completamente a caso. Non serviva tanto fare, ad esempio, un'entrata nel bosco di Lecce che entrasse in una specie di grotta con tutti intorno degli alberi, in cui lì c'era Celebi, magari con una palette cromatica leggermente diversa, cioè della zona, no? Anche solo queste cose qui. Per Cresselia, magari invece un posto, una grotta un po' più sul rosa violetto. Ed entrando appunto in quel posto trovavi Cresselia. Qualcosa di questo tipo, non per forza degli eventi, quindi. Però sarebbe stato molto meglio, che dite voi? Fatemi sapere nei commenti. Perché mi rendo conto che creare un evento per ogni leggendario, cioè non stiamo parlando solo dei leggendari di prima e seconda generazione, che erano abbastanza pochi comunque. Cioè dalla quarta generazione in poi i leggendari sono tantissimi. Pensate a tutti i Guardiani del Lago, Cresselia, Darkrai, Shaymin, Giratina, Dialga, Palkia, ce ne sono un bordello, ce ne sono davvero tanti, e andando avanti aumentano sempre di più questi leggendari, forse la sesta ne ha un po' di meno. Se non sbaglio la sesta generazione è un po' meno leggendari, ma gli altri, cioè pensate anche poi ai Tapu di settima generazione, ce ne sono un po', eh. Ora, andiamo a parlare con Cresselia. Eccoci qui. E dobbiamo catturare lei. Allora, io andrei di Nuzzle per paralizzarlo. Esatto. Cresselia ha una difesa speciale altissima. Cioè, in generale, difese altissime. Come vedete, con Nuzzle non le ho fatto nulla. Con Thunder Punch le farò comunque poco. Psycho Cut, ok. Poi andiamo ancora di Nuzzle. Tiriamolo giù piano piano. Vai, altro Nuzzle. Buono. Ed ora possiamo iniziare a provare a catturarlo. Anzi, a catturarla. Io andrei di Level Ball, dovrebbero essere molto efficaci. Vediamo, eh. No, vabbè, ragazzi, ma che è? Cioè, ho catturato al primo colpo Rotom, al secondo colpo Darkrai e al primo colpo Cresselia. Va bene. No, non vuole dare il soprannome a Cresselia. Ok ragazzi, io pensavo che questa parte sarebbe durata tipo mezz'ora perché immaginavo, non so, 5-6 minuti per catturare Rotom, 10 minuti di fight per catturare Darkrai, e invece no, li abbiamo catturati immediatamente. Tra l'altro vi informo anche che ho già revitalizzato il fossile che ho preso nella scorsa parte e Sheldon l'ho messo nella pensione a fare uova, a figliare. Allora, 488 Cresselia, mentre come vedete Cranidos è qui. Col suo vetto, eccolo, che farò schiudere appena possibile. Intanto andiamo a mettere questo 488 qui. Ecco fatto. No, aspettate. 488 lei? Sì. Quindi più giù, qui. Ok, credo. No. 481, quindi 481, 86, 7, 8. Allora ho sbagliato a mettere lui. Mi ero confuso. Ah no, è giusto. 8, 9, 90, 91. Ok, giusto, giusto. Ok, iniziamo ad avere anche i leggendari di Sinnoh. Abbiamo preso Rotom, che è un mezzo leggendario. Comunque un Pokémon unico. E Cresselia e Darkrai. Diamo un'occhiata alle mosse di Cresselia, che non l'abbiamo fatto. Allora, Psicoraggio, Psycho Shift, Lacerazione e Psicotaglio. Credo si traduca in italiano questo. Ok, dai, niente male. Niente male, per niente. A questo punto, ragazzi, dato che ci avanza molto tempo, perché pensavo di in realtà impiegarci molto più tempo a catturare questi Pokémon, andiamo direttamente avanti nella trama di questo gioco. Quindi, allora ci avevano detto, vai ad Evopoli, ecco qua, e vai ad Ovest. E vai ad Est, scusatemi, il capo palestra ci aveva detto questa cosa. Quindi noi andremo ad Evopoli e andremo ad Est. Vediamo cosa c'è per noi. Allora. Perché così dovremmo arrivare a Snowvale City, mi sembra. Dovrebbe essere chiamata. Non mi ricordo in inglese di preciso com'è. Però vediamo, eh.
Ah, forse qui possiamo prendere una barca, magari. Nope. Ecco qua, percorso 211. Vai, andiamo a prendere questa hard plate. E proseguiamo. Ci saranno degli allenatori qui. Vediamo, Qui sotto non c'è nulla. Mentre passando qui sopra, attenzione, inizia ad essere innevato questo posto. Oh, siamo nel percorso 216, ma dov'è che siamo esattamente? In che percorso siamo arrivati? Ah, siamo sbucati qui, e infatti non capivo. Cioè, non capivo come se fosse possibile questa cosa. E infatti siamo nel percorso 16. Nel percorso 216. Cioè, praticamente siamo passati... No, non, sinceramente non ho capito che percorso abbiamo fatto qui. C'è un palese errore di geografia, mi sa qua. Però, i dettagli. Siamo arrivati qui, siamo arrivati su questa montagna. Quello che conta ora è combattere. E dato che saremo probabilmente contro gente di tipo ghiaccio, barra, terra, roccia. Ho visto un avventuriero qui. Vediamo un po', Vediamo contro chi andremo a sfidarci. Ho messo Buizel davanti perché lui penso abbia Pokémon tipo roccia. E invece no, Pokémon tipo ghiaccio, niente, devo lasciare il buon Infernape allora. Tra l'altro con la grandine. Ghirobol, fortunatamente fa pochissimo danno. Me ne fa di più la grandine, forse. Ah, invece lui si cura. Cacchio, no, cambiamo Pokémon subito allora. Andiamo Infernape, altrimenti questa battaglia dura 3 ore. Vabbè, mandiamo Infernape. Mentre lui continua a curarsi, per adesso gli tiriamo un bel lanciafiamme e vediamo quanto si cura, Vabbè, curati, mi raccomando. Zero difesa speciale per il povero Glalie. Buizel sale di livello e vorrebbe imparare idropompa. Sarebbe carino da metterglielo, però no. Sapete che idropompa è una mossa molto poco precisa. Non conviene metterla. E abbiamo battuto Edward. Buizel non si può evolvere, lo sappiamo. E ragazzi, a questo punto metterò avanti Infernape. Dobbiamo... No, aspettate. Oi. Dobbiamo... Allora, vai qua, grazie. Far durare le battaglie in meno turni possibili. Vai, battiamo anche lui. Questo immagino abbia... Chi può avere? Abidri, così a caso. Stavo pensando ad un Pokémon tipo ghiaccio coleottero, ma non mi viene in mente nessuno. Almeno di queste prime generazioni. Andiamo di Flamethrower. Vedete che comunque è una buona alternativa a Flamethrower, per fare magari un po' più di danno rispetto a Ruotafuoco. Gian Mega, lasciamo lui. Contro questi Pokémon che hanno 0 di difesa speciale praticamente. Mentre di difesa fisica avrebbero un pochettino di più. Guardate quanti punti esperienza prendono i Pokémon qui, fantastico. No, non cambio. Armaldo, vai, Flamethrower. Ok. Anche Armando però si prende danni, no? Giustamente. Poi andrei di Brick Break. Buono. Paras, cambiamo Pokémon. E contro Paras mandiamo Staraptor. Tanto Infernape si è già preso un sacco di esperienza. Paras lo possiamo tirare giù facilmente anche con Aero Assalto. Tac. Mannaggia la grandine. E Kricketun. Vai, altro aero assalto. Perfetto. Verso la sirena. E abbiamo battuto anche il signor Doug. Allora, direi di tirarci un po' di curette. Qua super pozione su Infernape. Possiamo proseguire. Qui dovremmo trovare Snover in teoria, in questa erba alta. Iniziamo a battere comunque gli allenatori, Shiftry. Bella lì per Infernape. Che gli tira un bel lanciafiamme che se lo ricorderà per tutta la vita. Guarda qua, attack. E addio Infernape. E addio Shiftry, volevo dire. Povero Infernape, cosa c'entra lui? Allora, attack. Zero potential. Mi spiace. Anzi, potential. Combattiamo anche contro Laura. O Laura, se volete pronunciarla all'inglese maniera. Andiamo di Flamethrower. È troppo resiste, ovviamente ha più difesa speciale.
in generale più difesa, troppi su tutti gli altri Pokémon che abbiamo visto. Poi però gli faremo un bel ruotafuoco. Bello Tropius, però devi crepare. Ok, proseguiamo. Un Pokémon che è Cloyster. What the fuck? Perché dovrebbe esserci Cloyster qui? Vabbè. Amen. Qui dentro invece chi c'è? Buongiorno, si può entrare? Salve. Ok, lui ci cura, perfetto. Qui dentro non c'è nulla. Ci ha curato i Pokémon. Dai, grazie mille. Andiamo a sfidare questo centauro. Biker Provo. Ma che nome è Provo? Va bene. Ok, contro Dragonite. Cambiamo Pokémon. Contro Dragonite non abbiamo mossi di tipo ghiaccio. Ma andiamo Pikachu direttamente. Perché ci servirebbe mossa di tipo tuono anche, ma non ce l'abbiamo. Ok, anche Dragonite si prende danni della grandine. E andiamo lì Thunder Punch. Che comunque non gli fa molto danno, tra l'altro. Proviamo allora con Electro Ball. Anzi, no, no, continuiamo con Thunder Punch. E addio. Buono così. Infernape a livello 47, buonissimo. Ho perso, e sì che hai perso. Full Restore, buono. E proseguiamo, vediamo se c'è un altro Pokémon da poter aggiungere alla nostra lista. Al nostro Living Index, ed eccolo qui, Snover. Andiamo con una bella Quick Ball. Ho fatto un po' di scorte, come vedete, tra un episodio e l'altro. Sono andato a comprarmi un po' di Pokéball. Anche in vista, appunto, dei tre leggendari che avrei dovuto catturare con molta fatica in questo episodio, che invece ho catturato al primo tentativo. Ok, catturato anche Snover. Vi dirò, Snover mi piace davvero tanto. L'ho anche trovato Shiny su Pokémon Go. Andiamo a sfidare quest'altro allenatore. Che manda in campo Ambipom. Ok. Bella per Ambipom. E andiamo di Brick Break. Super efficace. Attacco di Infernape altissimo e addio. Poi. Ok, Infernape colpito dalla grandine, va bene. Porygon 2, cambiamo Pokémon e mandiamo Staraptor. Dato che difficilmente lo useremo contro Pokémon di tipo ghiaccio. Almeno quando capita contro Pokémon di tipo normale. Usiamolo. Grazie per avermi abbassato l'attacco, infame. Andiamo di Zuffa. Poi tra l'altro lui usa l'attacco speciale e ci disintegra. Ah no, siamo proprio paralizzati. Se non ci avesse paralizzati avremmo vinto noi. Però, dato che ci ha paralizzati, devo cambiare Pokémon. Mandiamo Gliscor. Così se usa ancora Discharge non ha effetto su di noi. Eccolo, appunto. E mo lo uccidiamo male. No, aspettate qua. Tac. Andiamo con acrobazia. Ok, perfetto. Già che siamo qui, ragazzi, io torno a curarmi i Pokémon dal buon Samaritano qua che ci cura. Perfetto. E proseguiamo. Vai, 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 vai. Percorso 217. Did I surprise you? Qui c'è una tormenta di neve proprio forte, eh? Manda in campo Electabuzz che potremmo uccidere con un bel terremoto. Facilissimamente. Vai, Earthquake. Ah, è più veloce di noi. Thunder Punch, ok. Tanto però lo battiamo. Viene colpito dalla grandine, va benissimo. E Magmar, cambiamo Pokémon e mandiamo invece Weasel contro Magmar. Una bella Aqua Tail dovrebbe bastare. Esattamente. Si è fatto mezzo livello, Buizel, incredibile. Ok, qui c'è una vera e propria tormenta, eh. Ci sono un sacco di allenatori anche. Iniziamo a battere lei. I'm ready, vai. Olivia. Comanda in campo Kirlia. Ok, tipo folletto Kirlia. Andiamo di Earthquake. C'è tipo psicofolletto.
Poi, chi è che manda? Vediamo. Speaking, cambiamo immediatamente Pokémon e mandiamo Torterra. E andiamo di Foglielama. Waterfall, ok, ci fa poco danno, mentre noi con Foglielama lo quasi shottiamo. Peccato per non averlo shottato, nemmeno la grandine ci è riuscita. Beh, andiamo ancora di... vabbè, a questo punto andiamo di Earthquake, tanto cambia nulla. Ho fatto. Poi Buneri. Contro Buneri mandiamo Staraptor. E usiamo Zuffa. Ok, perfetto, prima sfida vinta in questo percorso. Andiamo poi a battere questo bulletto che sta in pantaloncini in mezzo alla tormenta. E sì, lui fiero proprio, Ethan. Pantaloncini in mezzo alla tormenta. Ok, Flame Wheel. Vengono tutti colpiti dalla grandine. Golbat, cambia Pokémon. E mandiamo Gliscor. Useremo Acrobazia. E di nuovo Acrobazia. Anche Lacerazione basterebbe in realtà. Usiamo Lacerazione. Perfetto, che crudele ci ha detto. Come che crudele? Qui non c'è davvero nulla. Provo a vedere se ci sono strumenti invisibili. Nada. Ok. Quindi qui non c'era niente. Abbiamo già battuto questa tipa. Proseguiamo allora di qua. Aha, strumento. Prendiamolo. Questa ball contiene a Fion. Would you like to take it? Ma certo che sì. Così un altro leggendario dal nulla. E ci prendiamo Fione. No, non voglio dare il soprannome. E andiamo a battere anche lei. Raga, 4 leggendari in un singolo episodio. Tirando 4 pull. Va bene. Questo ce l'ha regalato, va bene, però. Allora, andiamo di Flame Wheel. Che Ruby mi sembra che non l'abbiamo ancora catturato, tra l'altro. Però è possibile ottenerlo. È già possibile ottenerlo, eh. Sembra che non l'abbiamo trovato. Vai, Flame Wheel di nuovo. Poi Shellder, contro Shellder mandiamo Torterra. Ok, e andiamo di Razorleaf. Buono. Chingling, lasciamo Torterra. E andiamo di Sgranocchio, addio Chingling. Perfetto, abbiamo avuto anche Marilyn. E si può proseguire. Vediamo di qui cosa c'è. Un'altra ball. Max Revive. Fa sempre comodo un Max Revive. Qui abbiamo un'altra ball. Ferro. Perfetto, lo useremo. Allora, direi di poterlo. Direi di usarlo subito. In realtà il ferro. Così ce lo leviamo dalle balle. Eccolo qui. Su Torterra. Così la sua difesa aumenta. Poi direi di provare a battere questo tipo, lasciando davanti comunque Infernape. Perché anche prima ho cambiato pensando avesse un tipo roccia, in realtà mi ha mandato Glalie. Quindi è infatti a Snover. Snover che prende danno 4 per da fuoco perché è di tipo erba ghiaccio. Quindi ovviamente contro Infernape non può fare nulla. E la grandine continua piano piano a logorare i miei Pokémon. Altro Snover. Vai. Ok, dimmi che è Bomba Snow almeno. Livello 28, 48 per Infernape. Un altro Snover, peccato. Peccato, peccato. Vai, Flame Wheel. Perfetto, abbiamo battuto anche Shaun. E a questo punto però diamoci una curata, eh. Diamoci una curatina. Andiamo di Super Potion su Infernape, su Torterra. E su Buizel direi di mandare una Fresh Water.
anche qui. Dato che la grandine comunque logora. La grandine rompe le palle. Qui troviamo una Ultra Ball. Prendiamola. E abbiamo lasciato magari un allenatore qui sotto. No, lei l'abbiamo battuta. Lei dobbiamo battere. Mi sembri una Combat Girl tu, vero? Mi sa di Combat Girl, infatti. E manda Piloswine. Piloswine sì, perché era un lanciafiamme. Addosso immediatamente. Vai, lanciafiamme. Perfetto. Poi Glaceon. Cambiamo Pokémon e mandiamo Staraptor. Vediamo se con Zuffa riesce a one-shottarlo. Zuffa ha 120 di base power, è super efficace e Staraptor comunque non ha un attacco basso. Quindi vediamo. Ice Shard va bene, non dovrebbe shottarci. E Close Combat lo shotta, perfetto. Così almeno Staraptor sale a livello 45. Buono. Strong, beh, grazie. Ok, continuiamo a vedere questo percorso. Qui abbiamo un Cintura Nera. Affrontiamolo. Che manda in campo Krogunk. E useremo facilmente un bel Earthquake. Perfetto. Poi Machoke, mandiamo Staraptor. Nessun aerosalto basta. Perfetto, ragazzi, perfetto. Ok, viene un po' colpito dalla grandine, ma non è un problema. E Riolu. Ecco chi dobbiamo ancora trovare. La linea evolutiva di Lucario. Quella sì che manca ancora. Ok, ora. È un ora certo proprio. Qui si va da questa parte, però diamo un'occhiata di qua prima per vedere cosa c'è. C'è un'altra casetta, entriamoci. Tu mi curi magari? I can't believe someone actually came all the way out here. Niente. Questo non può credere che qualcuno sia venuto fin qui, davvero. Abbiamo anche la lastra di tipo ghiaccio lì, quindi prendetela. E qui penso sia una Mossy Stone, no, penso che sia semplicemente una roccia normale. Che è altro Snover? Boh, io lo catturerei. Così in caso non trovassimo o non sia possibile trovare Abomasnow, abbiamo già Snover per farlo evolvere. Ecco qua, preso. Perfetto. E a questo punto si può continuare. Qui sopra non c'è nulla, vero? Nada. E allora si va da questa parte, con quest'altra allenatrice. For my honor, per il mio onore, attenzione. Madison, punta tutto su Snorant. Oh, va bene, contenta lei. Ma nessuno più che a Frozless. Oh, strano. So quick. Sì, esattamente. Così veloce. Allora, proseguiamo che abbiamo un bulletto in pantaloncini. E uno shackle. Che è strano trovare uno shackle qui. Molto strano. Serve il bulletto. Vediamolo. Che manda in campo Golbat. Ok. Quindi noi andremo di Flame Wheel. Cioè, Flame Tower, scusatemi. Ho detto Flame Wheel, ma ho fatto la mossa giusta. Quella che volevo. E poi Flame Wheel, davvero. Awesome. Sì, Awesome proprio. E siamo arrivati al lago Acuity e dell'Acume, della saggezza. E oltre ad essere arrivati al Lago Saggezza, siamo arrivati anche a Snowpoint City. Con Candice, che dovremo sfidare. Però prima di esplorare appunto Snowpoint City, direi di curarci i Pokémon. E annunciare così la fine dell'episodio. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!